Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo. Buonasera, benvenuta Annalisa Cuzzocrea, giornalista politica di Repubblica. Buonasera, benvenuto Tito Boeri, economista alla Bocconi e ex presidente dell'INPS. Buonasera Luigi Aurisicchio, biologo e amministratore delegato di Tacchis, una società biotech che sta lavorando su un vaccino contro il coronavirus. Buonasera, bentornato Antonio Padellaro, editorialista del Fatto Quotidiano. Buonasera. Allora, avete sentito, l'andamento della pandemia costringe anche l'Italia a stare in lockdown e ci staremo ancora per diverse settimane. E Confindustria prevede un mega crollo del PIL, meno 10% in questo semestre. Che cosa possiamo fare allora, sin d'ora, per evitare il disastro totale? Subito dopo la pubblicità. Professor Boeri, l'andamento della pandemia costringe l'Italia a stare in lockdown ancora per diverse settimane. Confindustria prevede un crollo del PIL, meno 10% in questo semestre. Che cosa si può fare sin d'ora per evitare il disastro totale, secondo lei? Diciamo subito che se Confindustria prevede un meno 6% su base annua, che probabilmente vorrebbe dire anche in termini di disavanzo pubblico un meno 7-8% di disavanzo. Ma io credo che la cosa più importante in questo momento sia quella di aumentare il più possibile la nostra capacità di produrre, di lavorare. Dobbiamo sfruttare al massimo il potenziale del lavoro a distanza, del lavoro da casa. Molte aziende si sono già mosse in questa direzione. Possiamo fare anche di più. Noi abbiamo stimato che in Italia circa un terzo dei lavori può essere fatto a distanza e quindi questi lavori sono molto importanti. Ricordiamoci che oggi il primo problema che noi abbiamo l'abbiamo dal lato proprio dell'offerta, della nostra capacità di continuare a produrre in sicurezza. Poi non appena ci sarà la possibilità di avere un minimo di mobilità si possono attivare tanti altri lavori, un altro 20% che può essere condotto in sicurezza, nel senso di non dover avere dei frequenti contatti con altre persone e di potersi mantenere a distanza. Poi la cosa fondamentale in questo momento, ancora prima di pensare alle imprese, è pensare alle famiglie. E questo è quello che credo si sta facendo in tutti i livelli. Credo che bisogna un po' tappare quei buchi che sono rimasti nel decreto di marzo, quindi raggiungere davvero tutte le famiglie, raggiungere tutte le persone che oggi sono in Italia, compreso anche le persone che lavorano in nero, compresi gli stranieri regolari. Bisogna riuscire a dare a tutti un reddito, un sostegno in questo momento. È fondamentale per questioni sociali, questioni chiaramente di ordine pubblico, è fondamentale anche per la nostra economia, perché non dobbiamo catenare sopra una crisi che già ad offerto, come dicevo prima, di riduzione dell'attività economica, anche una crisi che viene dal lato della domanda. Quindi, professor Boeri, secondo lei il governo non sta facendo abbastanza per sostenere chi è senza reddito o chi rischia di perderlo? No, credo che abbia fatto le cose giuste, ma bisogna arrivare a tutti e non è semplicissimo arrivare a tutti, anche altri paesi fanno grandi difficoltà. Noi abbiamo lasciato fuori dal primo provvedimento una serie di categorie, penso alle badanti, penso agli immigrati irregolari e penso a delle persone che sono in povertà e che lavoravano in nero. Sono tutte persone cui in questo momento dobbiamo per forza di cose pensare. Senta, professor Boeri, Salvini avrebbe una ricetta per fronteggiare questa grave crisi che proporrà domani nell'incontro con il Premier Conte. L'emissione di bot di guerra e un maxi condono fiscale ed edilizio che dovrebbe portare circa 200 milioni nelle casse dello Stato. Miliardi nelle casse dello Stato. È una ricetta fattibile ed efficace, secondo lei? Tutte le idee sono sicuramente positive, se sono proposte costruttive, però non capisco la ratio di queste cose, perché
Partiamo dai BOT. I BOT sono normalmente dei titoli a scadenza breve. Noi in questo momento abbiamo bisogno di allungare il più possibile le scadenze sul nostro debito. Abbiamo già una garanzia della BCE che ci comprerà 200 miliardi di titoli di Stato. Francamente non vedo la necessità di emettere dei nuovi strumenti, soprattutto a breve. Anzi, noi dovremmo cercare di mettere dei titoli che siano irredimibili, che non richiedano il rimborso alla scadenza. Questa dovrebbe essere la logica su cui muoverci. Quanto al condono, francamente anche qui non capisco la razionalità di fare un'operazione di questo tipo. Il condono normalmente si fa quando uno ha dei problemi di cassa immediato per aumentare le entrate e rinuncia ad avere delle entrate in futuro. Aumenti le entrate oggi rinunciando ad avere entrate in futuro. E oggi abbiamo esattamente il problema opposto. Le persone, le famiglie, le imprese non sono in condizioni oggi di pagare le tasse. Quindi dobbiamo dilazionare, spostare nel tempo le tasse, alleggerire la pressione fiscale e poi recuperarla semmai in futuro. Per cui francamente non riesco a capire la logica di queste proposte. Forse non dovrebbe conoscere i consiglieri economici di Salvini. Senta, Antonio Padellaro, senti, perché noi ci diamo del tu tra giornalisti. Salvini, accanto a queste misure che proporrà domani a Premier Conte, propone anche un governo con dentro tutti per ricostruire l'Italia. Sono tutte buone idee mosse da buone intenzioni? Allora, esistono due tipi di interventi. Quelli che cercano di risolvere i problemi, e come diceva il professor Boeri, sono tutte da prendere in considerazione, e quelle che invece si propongono di complicare i problemi, di renderli ancora più difficili, cioè praticamente in questo caso da parte di Salvini di creare altri ostacoli all'attività di governo, mi sembra evidente. Cioè da quando Salvini ha cominciato a chiedere una maggiore consultazione dell'opposizione, cosa sacrosanta, le sue proposte sono sempre andate in una direzione diversa, contraria, opposta, contrastante a quelle, diciamo, non del governo, ma quelle del buonsenso. Quindi è chiaro che lui continua a fare Salvini, cioè non ha cambiato assolutamente il ruolo, è il Salvini di sempre che in questo momento si sta mascherando da oppositore che cerca di dare una mano. In realtà sta togliendo una mano. Sei d'accordo, Annalisa Cuzzocrea? E l'incontro di domani con il Premier Conte e le opposizioni in realtà vorrebbe indicare uno spirito di unità nazionale. È solo di facciata? Ma per ora non c'è. Forse ci si può arrivare e mi auguro che ci si arrivi. Non c'è perché il governo ha già proposto alle opposizioni di lavorare insieme in Parlamento non tanto sul decreto marzo, ma su quello che verrà ad aprile, su quello che è ancora da costruire, con le misure che giustamente Tito Boeri diceva serviranno a implementare, ad arrivare lì dove non si è ancora arrivati. E le opposizioni hanno detto sì, vediamo, però intanto vedetevi tra leader. E Salvini e Giorgia Meloni oggi se ne sono usciti con delle trovate più propagandistiche, mi sembra, che costruttive, e in questo sono d'accordo con Antonio. Boeri ha spiegato perfettamente perché non sono costruttive quelle di Salvini. Giorgia Meloni ha detto in un click diamo 1.000 euro a ogni famiglia. Non è così semplice. Allora, se l'opposizione decide di mettersi insieme al governo a cercare delle soluzioni che non sono semplici, che sono complesse, che non si risolvono in uno slogan, e le trovano insieme, tanto meglio, anzi proprio serve, è necessario che sia così, perché andiamo davanti a una crisi talmente forte. Tu hai citato i dati economici di Confindustria, ma è una crisi che rischia di essere una crisi sociale molto forte. E qui, davanti a una crisi sociale, è chiaro che se c'è un atteggiamento dell'opposizione costruttivo, si va in una direzione e forse ci si salva, altrimenti diventa tutto molto complicato. Dottor Aurisicchio, lei con la sua società Biotech sta lavorando su possibili vaccini. Intanto le chiedo subito, la politica la sta aiutando in questa impresa, mi verrebbe quasi da dire titanica, visto che pare che sia così difficile trovare un vaccino, poi i tempi di sperimentazione, poi i costi? Allora, la risposta è molto semplice ed è purtroppo no.
Nel senso che noi da subito, dal momento in cui è venuto fuori questo virus, sono venute fuori le informazioni, le prime informazioni dai cinesi, abbiamo ritenuto proprio giusto metterci in campo con le nostre competenze e quindi cominciare a lavorare allo sviluppo di alcuni vaccini. E questo lo stiamo facendo grazie ad un finanziamento nostro interno che insomma vogliamo assolutamente mettere a disposizione di tutti. Purtroppo però diciamo, non abbiamo avuto fino adesso nessun tipo di supporto da parte delle istituzioni e del governo e questo lo posso anche capire perché è chiaro che le prime risorse devono essere messe a disposizione per l'emergenza sanitaria e per l'emergenza economica che sta nascendo in questi giorni e che purtroppo continuerà ancora per parecchi giorni. Però ecco, la cosa importante, il messaggio secondo me da dare, è che questo è stato ed è purtroppo ancora un paese che non crede, non ha mai investito troppo nella ricerca, a differenza di altri paesi europei e degli Stati Uniti. Quindi voglio sperare che questo sia un'occasione anche per mettere in campo non solo risorse economiche, non solo per l'emergenza sanitaria, ma anche per la parte scientifica e per lo sviluppo di vaccini come quelli che noi stiamo facendo. Ecco. Per esempio, noi abbiamo messo in campo adesso una iniziativa di crowdfunding per cercare di trovare tutte le risorse necessarie per portare avanti fino alla sperimentazione nell'uomo questo vaccino che stiamo sviluppando. Quindi siete alla ricerca di fondi, in realtà state. Esatto. E funziona bene questo crowdfunding? È iniziato da poco e devo dire che c'è una risposta di parecchie persone che sono, però diciamo al momento attuale abbiamo raccolto una cifra molto piccola, 30.000 euro sui 2 milioni che invece sono necessari per completare uno studio di fase 1 nell'uomo. Professor Boeri, è una strada lunga allora questa della ricerca e della sperimentazione di un vaccino. Pensa che il governo dovrebbe finanziare meglio adesso, soprattutto in questo momento, meglio e di più le società, le aziende che stanno facendo ricerca su vaccini e su farmaci contro il coronavirus? Ci dovrebbe essere un'iniziativa europea, no? Credo che il governo dovrebbe porsi l'obiettivo di avere un rapporto più stretto in questo momento col mondo della ricerca. Da quel mondo, che tra l'altro in parte è alimentato da persone, da italiani che operano e vivono all'estero, possono venire delle idee molto preziose. Io conosco il campo dell'economia, ma anche il campo delle scienze sociali più in generale. Questo campo si nutre di dati per poter fare delle analisi e poter fare dei suggerimenti. E io credo che il governo dovrebbe proprio avere un rapporto stabile, dare le informazioni che sono necessarie a questo mondo che può darci davvero delle idee importanti. Si dice spesso che la Cina è riuscita ad affrontare l'emergenza essendo una dittatura, ha preso dei provvedimenti coercitivi e ha gestito tutto. Può darsi che effettivamente essere una dittatura dia questi vantaggi, ma essere una democrazia dà tanti altri vantaggi. Il primo è la trasparenza, il fatto di dire io sono orgoglioso di essere italiano perché stiamo dando i dati precisi su quello che sta avvenendo. Ma questa apertura noi la dobbiamo dare anche a chi può analizzare i dati, quindi dobbiamo mettere a disposizione di questa comunità scientifica dei dati, per esempio dati sulla mortalità sono essenziali per interpretare i numeri che oggi tutti i giorni noi vediamo presentare, bisogna sapere quanti sono stati morti nei primi 3 mesi dell'anno scorso, per tutti i comuni italiani, sono dati che vengono raccolti dall'INPS, che vengono raccolti dall'ISTA, devono essere messi a disposizione della comunità scientifica perché può davvero aiutarci a capire meglio quello che sta succedendo. Dottor Aurisicchio, poi voglio sentire anche Padellaro e Cuzzocrea. Lei ha detto che quindi è molto difficile questo vostro percorso. Che tempistica avete a questo punto? Cioè, per quando ci potremmo attendere un vaccino contro il coronavirus? Allora, questa è diciamo, una domanda abbastanza complicata. La cosa che posso dirvi è che le agenzie regolatorie, quindi sia l'Agenzia Europea che l'FDA negli Stati Uniti, stanno lavorando molto bene insieme e stanno cercando di accorciare sensibilmente i tempi di sviluppo dei farmaci o in questo caso di vaccini in vista appunto di questa emergenza sanitaria. Per cui lo sviluppo di un vaccino che normalmente avrebbe richiesto 5, anche 10 anni di attività
prima di poter essere testato nell'uomo e poi andare anche in commercio, in questo caso potrebbe essere sensibile. Negli Stati Uniti ha già a sperimentare un vaccino. Noi col nostro, se diciamo, qualora fra, avessimo... Mi scusi se è troppo, collaborate tra di voi? Allora, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha creato una task force per chi sta sviluppando non solo vaccini, ma in generale terapeutici per il Covid-19. Quindi già ci siamo incontrati due volte e la cosa molto positiva è che ognuno condivide i propri dati. E quindi questo consente a ognuno di imparare dall'altro e questo porterà sicuramente a velocizzare lo sviluppo di un vaccino o di qualsiasi altro terapeutico contro il Covid. Volevo ancora interpellarla, professor Boeri, a proposito della... Lei ha detto all'inizio della puntata che, e lo ha anche scritto oggi su Repubblica, che ci vorrebbe un avvio graduale di nuovo delle varie attività economiche. No? Allora, chi preme tantissimo tra i politici è Renzi, che anche in serata poco fa ha detto che le scuole devono riaprire a maggio, che le aziende che hanno e che utilizzano le mascherine devono essere aperte prima di Pasqua. Intanto con i numeri che abbiamo visto anche questa sera e con comunque ancora molti morti e con nessuna certezza, non suggerirebbero una maggiore cautela soprattutto a chi fa politica e quindi lancia messaggi all'opinione pubblica e non solo al suo elettorato? Questa è la prima cosa che le volevo chiedere, che cosa intende lei per avvio graduale? E la seconda cosa che sta facendo, sta cercando di fare insomma tutto quello che può e ancora non ha finito. Si parla molto in questo periodo del cosiddetto helicopter money, cioè del denaro che i governi mettono a disposizione dei più deboli, di chi ha perso il reddito e poi distribuisce questo denaro direttamente ai diretti interessati. È una cosa che può funzionare, può funzionare anche da noi? La prima domanda, e credo che i tempi di una ripresa non li può che dettare l'Istituto Superiore di Sanità, che ha l'idea, insomma, su come sta andando e soprattutto può comprendere meglio i rischi. Io nel mio articolo questa mattina mi limitavo a constatare il fatto che se noi vogliamo che gli italiani continuino a rispettare queste restrizioni, tra l'altro mi basavo su un'indagine condotta e proprio da ricercatori italiani all'estero, tra cui Mario Macis, che dimostra che effettivamente gli italiani sono stati sin qui molto ligi alle restrizioni, però sono estremamente disorientati perché si chiedono cosa succederà in futuro e quindi credo che sia doveroso per il governo far intravedere quale potrebbe essere un percorso graduale di uscita. E lì le cose che si possono fare è gradualmente riprendere alcune lavorazioni che si possono fare in sicurezza con ridotta mobilità, come suggerivo, almeno in alcune zone del paese dove si possono candidare anche a sperimentare. Lì dovremmo avere dei sistemi di monitoraggio molto attenti, quindi fare, come è stato suggerito anche da ex presidenti dell'Istat, come alleva e Giuliani, fare proprio delle indagini campionarie in cui andiamo a fare dei tamponi, a somministrare dei tamponi, vediamo se ci sono dei positivi, risaliamo il contatto che loro hanno avuto, seguiamo proprio estrema attenzione quello che succede in queste aree per evitare che chiaramente si possano creare nuovamente dei focolai di epidemia. Queste sono le cose, a mio giudizio, da fare. Come riprendere, dove riprendere, credo che la priorità deve essere data alle industrie e alle imprese che stanno producendo per il nostro settore sanitario, nella cosiddetta filiera della salute. Molte imprese sono già messe in questa direzione e credo che dovremmo dare una mano perché ci sono dei picchi di lavoro che non sempre riescono a soddisfare. Una proposta che facevo era quella, siccome abbiamo tante persone che sono in cassa integrazione a zero ore, la cassa integrazione oggi impedisce a queste persone di lavorare per qualsiasi altra impresa. Io dicevo, perché non permettiamo a chi è in cassa integrazione a zero ore, se vuole, per me non ce n'è nulla di obbligatorio, di prestare il proprio lavoro a queste imprese che stanno producendo delle cose così importanti, i nostri medici, gli infermieri, il personale paramedico, che
chiaramente questo comporterà per loro rimpinguare i loro redditi, e dall'altro lato diamo una mano a queste imprese che sono vitali per il nostro paese. Poi chiaramente mantenendo l'impegno che queste persone, una volta che finisce l'emergenza, potranno tornare a lavorare nelle loro imprese. E sul helicopter money, questo ce lo spiega un po' se sarebbe fattibile qui da noi in Italia? Beh, noi stiamo facendo un'operazione che non è l'helicopter money, è un'operazione un po' più selettiva, a mio giudizio è migliore, perché l'helicopter money è la banca centrale che distribuisce direttamente ai cittadini in modo indiscriminato. Io credo che noi possiamo fare meglio. Per fortuna abbiamo una grande istituzione come l'INPS che di fatto è in grado di raggiungere quasi tutti in Italia, quasi tutte le persone che hanno bisogno. Quindi noi dobbiamo usare questo strumento per raggiungere soprattutto chi ha bisogno oggi di aiuto. Possiamo essere un tantino più selettivi dell'helicopter money, ma riuscire ad arrivare a tutti. Poi magari c'è da discutere i tempi, noi dobbiamo accelerare, dobbiamo essere molto più rapidi nel concedere gli aiuti. A mio giudizio alcune delle norme che sono state introdotte sono delle norme ancora un po' troppo macchinose, la cassa integrazione in deroga, ma anche la cassa integrazione ordinaria inizialmente era troppo macchinosa, e dobbiamo essere in grado nel giro di poche settimane di raggiungere queste persone che hanno davvero in questo momento estremo bisogno di aiuto. E l'INPS che lei ha guidato fino all'anno scorso sarebbe pronta per gestire anche questo, diciamo, per questo ulteriore sforzo? Guardi, è una macchina l'INPS che già allo stato attuale efficiente anche rispetto ad altri paesi europei, soprattutto al vantaggio di coprire quasi tutti, cosa che in altri paesi non è. Certamente può diventare ancora più efficiente, e perché sia rapida bisogna che anche le leggi siano scritte in modo tale da facilitare il lavoro. Se chiaramente le leggi pongono tanti paletti, tante cose da controllare, l'INPS non può che controllare queste cose, e i controlli richiedono del tempo. Io penso che per esempio oggi nella concessione del reddito di cittadinanza bisognerebbe togliere tutte le richieste e i requisiti legati alla residenza, perché noi abbiamo delle persone irregolarmente presenti in Italia che noi dobbiamo aiutare, perché altrimenti avremo dei problemi di ordine pubblico. Abbiamo anche altri controlli da fare sulle proprietà immobiliari, l'ISEE, passato. Bisogna in questo momento chiaramente basarsi su autocertificazioni, autodichiarazioni e quindi andare molto e arriviamo subito a dare dei soldi. Poi altre cose che bisogna fare è che le banche possano prestare chiaramente subito ai lavoratori che sono in cassa integrazione i soldi, questi sono chiaramente garantiti poi dall'INPS, e le imprese che sono in condizioni, purtroppo non tutte, molte poche anche, che sono in condizione di farlo, diamo loro la possibilità anche a loro di prestare i soldi ai lavoratori. Allora Annalisa Cuzzocrea e poi Antonio Padellaro, il governo quanto è pronto a fare almeno in parte le cose molto sensate che suggerisce il professor Boeri, e all'interno della compagine governativa sul lockdown e continuare quindi le restrizioni, le misure più restrittive per ancora, temo, varie settimane, sono uniti su questo fronte? Beh, a parte Italia Viva, sai perché te lo sì. chiedo, Annalisa, perché siccome Renzi, che fa parte della compagine governativa, invece chiede, diciamo, il contrario di quello che sta dicendo e facendo il governo. Ma guarda, io ho lavorato proprio su questo in questi giorni, anche in questo weekend, quindi ho sentito diversi ministri, ho sentito Palazzo Chigi, sono tutti consapevoli del fatto che bisogna, come diceva Tito Boeri, è una cosa di cui io sono convinta, dare un orizzonte alle persone, cioè tu a questo punto devi cominciare a dire alle persone: dopo Pasqua, se il calo continua così, riprenderà questo, riprenderà quest'altro, potrete fare questo e non fare quest'altro, perché dire semplicemente alle persone state a casa chiusi senza una fine non ha chiaramente senso, ma di questo il governo è ben consapevole. Certo, si fa guidare dal comitato tecnico scientifico ed è unito nel farsi guidare dal comitato tecnico scientifico, è una sorpresa questo, però lo è. Renzi ha come dire, ha rotto un po' questa unità pensando che questa fase vada accelerata, la fase delle riaperture, ma io ho sentito sia PD sia Movimento 5 Stelle pensano invece
che prima di Pasqua non si possa aprire assolutamente nulla, quindi neanche delle imprese, che dopo Pasqua possono cominciare gradatamente ad aprire le fabbriche e le imprese che sono necessarie anche a reggere la filiera, le filiere che adesso sono protette, perché ricordiamoci che ci sono delle filiere che il governo e tutti devono continuare a proteggere, che sono quella sanitaria, quella che regge gli ospedali, quella alimentare e poi ovviamente quella logistica di movimento dei trasporti. E servirà aprire delle industrie anche a sostegno di queste filiere, e questo si farà probabilmente gradatamente dopo Pasqua. Solo dopo si penserà al commercio, e però sì, non si può fare a meno, io tutti i ministri con cui ho parlato mi dicono la stessa cosa, di farsi guidare dai numeri del Comitato Tecnico Scientifico, dai dati, da quello che, certo, succede negli ospedali, da come si riesce a rispondere alla... Quello che non ci possiamo permettere, Lilli, molto semplicemente, è che le persone malate non siano in grado di essere curate. È chiaro che un virus te lo puoi prendere, e succede, ed può essere una catastrofe, puoi venirne fuori, però quello che davvero l'Italia, un paese come l'Italia, non può permettersi è di chiamare dei numeri dove non risponde nessuno, di avere un ospedale dove nessuno, certo, ti può garantire il massimo della cura. Antonio Padellaro. Allora, io penso che il governo deve impegnarsi molto di più nella comunicazione delle misure che sono state prese sulla pandemia, chiamiamola così, economica e sociale, perché i provvedimenti possono andare bene, male, possono essere migliorati, ma quello che bisogna assolutamente fare è stabilire una proposta, una semplice proposta, un appuntamento quotidiano, prima o dopo la conferenza stampa sui dati della pandemia, quella che riguarda la sanitaria, nella quale esponenti del governo, non occorre Conte, non occorre Gualtieri, basta un sottosegretario che conosca la materia, oppure il presidente dell'INPS, oppure il presidente o un rappresentante di enti interessati a tutta la politica del lavoro, spieghino agli italiani in cosa consistono questi provvedimenti. Perché se io, diciamo in maniera indeterminata, ho diritto, sono una partita IVA e ho diritto a quei soldi, voglio sapere come posso averli. Se io sono penso di aver diritto all'indennità di cassa integrazione in deroga, devo sapere dove, quando, come. E a maggior ragione per i cosiddetti senza diritto, perché ne parlava anche prima il professor Boeri, c'è una platea immensa di persone che non appartengono alle categorie, certo, di cui il provvedimento si è occupato e che non sanno dove sbattere la testa. Allora, perché non prevedere ogni giorno a una certa ora fissa un intervento, una specie di question time, nel quale vengono affrontati i temi emergenti che riguardano il Paese, riguardano il futuro del Paese. E anche le tante cose concrete. Professor Boeri, sarebbe una buona idea questa, e le voglio chiedere anche una cosa rapidamente sull'Europa. No, perché lei sostiene che l'Europa ha fatto molto ma che potrebbe fare di più. Certo, per farlo dovrebbe cambiare l'opinione sul nostro Paese, verrebbe da dire missione impossibile. Quindi. Però qualche cosa sta cambiando, perché in serata ha fatto un po' marcia indietro sulla posizione dei duri e puri il ministro delle finanze olandese, e anche il partito della CDU-CSU tedesco, quindi il partito maggioritario, che ha detto che insomma non devono essere applicate le solite condizioni che normalmente si applicano quando si utilizzano strumenti come il MES e altri strumenti. Quindi forse qualche cosa sta cambiando. Lei cosa pensa? Sulla prima cosa sono assolutamente d'accordo, io penso che proprio le democrazie devono valorizzare la trasparenza e l'informazione dei cittadini, quindi dare più informazioni possibile è molto importante, anche per esempio sui tempi con cui vengono acquisiti i macchinari, con cui si cerca di far fronte alle emergenze che sono presenti nei nostri ospedali. Vedo che finalmente da ieri hanno cominciato a dire come sono state distribuite le mascherine, quante sono state reperite, queste sono informazioni essenziali che credo debbano essere date tutti, soprattutto a chi fa informazione, ma a tutti i cittadini. Quanto all'Europa, io credo che l'Europa ha già fatto qualcosa, perché ripeto, questo impegno della BCE non è poco, certo deve fare di più assolutamente, noi abbiamo
che dobbiamo chiedere che venga fatto di più, soprattutto cercare di far sì che siano anche altri a chiedere di fare di più. Ci sono, come lei sottolineava, dei primi passaggi importanti. Sembra anche in Germania di trovare una sensibilità nuova su questi temi. È molto importante davvero lavorare su questo, perché la spinta deve venire da loro, perché c'è un elemento di solidarietà. Tra l'altro, io credo che nel momento in cui l'Italia, che è stata la prima a essere investita dalla pandemia, dovesse uscire dalla pandemia, credo che noi dobbiamo porci l'obiettivo, come ci hanno dato un ottimo esempio gli albanesi, dovremmo andare negli altri paesi europei e dare un aiuto agli altri. Sarebbe molto importante anche nell'opinione che gli altri hanno di noi. Che hanno di noi. E poi certamente noi dobbiamo chiedere all'Europa di fare di più, ma non credo tanto attraverso il fondo Salva Stati. Sì, io credo di più attraverso il fatto che noi si possano emettere dei titoli di Stato a lunghissima scadenza, a limiti irredimibili, e avere l'impegno della Banca Centrale Europea ad acquistare questi titoli di Stato. E vedremo se questo sarà possibile. Il costo per gli altri paesi sarebbe davvero irrisorio, l'unica possibilità, l'unico costo potenziale che possa alimentare l'inflazione, ma mi sembra che il problema dell'inflazione in questo momento sia... Sì, è il minore dei problemi, e comunque anche il Premier Conte sta facendo un'opera di, così, di diplomazia, per esempio con la Germania, perché questa sera ha fatto un'intervista con la ARD, con la televisione pubblica tedesca, la più grande TV in Germania, e ha rassicurato i tedeschi dicendo che loro non dovrebbero ripagare il debito italiano. Va bene, il punto di Paolo Pagliaro, perché è incredibile, non ci si crede, ma anche in questa situazione c'è che ha pensato bene di fare sciacallaggio contro i medici che stanno combattendo in prima linea. Pochi secondi di pubblicità e poi il punto. Ci sono imprese per cui il coronavirus è un buon affare. A giudicare dalla pubblicità su social e radio locali, sono numerosi gli studi legali e i consorzi di avvocati che promettono sostanziosi risarcimenti ai familiari delle vittime, frutto di denunce contro medici e ospedali. Zero spese, zero rischi, nessun anticipo e parcella proporzionata al risarcimento ottenuto. In tempi normali alcune di queste denunce per episodi di mala sanità risultano fondate, altre, la maggior parte, si rivelano del tutto pretestuose. Il risultato è che ogni anno il sistema sanitario, con la cosiddetta medicina difensiva, spende 10 miliardi solo per ridurre il rischio di contenzioso. Ma in tempi di coronavirus, nel pieno di una crisi senza precedenti, con tutti gli operatori sanitari mobilitati, migliaia di loro contagiati e le strutture ospedaliere vicine al collasso, la caccia all'errore medico per trarne un utile somiglia molto allo sciacallaggio. È la parola che usa il Collegio Italiano dei Chirurghi per chiedere al governo un intervento immediato sul tema della responsabilità civile e penale dei medici e di tutti gli operatori sanitari impegnati a contenere l'epidemia. È chiaro, dice l'appello dei chirurghi, che la situazione di gravissima ed estesa emergenza ha richiesto ad operatori e organizzazioni sanitarie, schiacciati da un compito immane per numeri e gravità di pazienti, provvedimenti altrettanto emergenziali e non sempre codificati. Di fronte alla grande quantità di denunce, i medici chiedono alla politica di impedire quello che definiscono un abuso etico prima ancora che legale. Una prima risposta viene dal Senato, dove il PD ha presentato una norma che riduce drasticamente la possibilità di perseguire per legge una scelta terapeutica legata all'emergenza coronavirus. Siamo arrivati alla fine, grazie professor Boeri, grazie per aver accettato il nostro invito, grazie Annalisa Cuzzocrea, grazie Antonio Padellaro, grazie Luigi Aurisicchio, in bocca al lupo per il suo progetto del vaccino, e che vada bene anche il suo crowdfunding e che le arrivino anche dei soldi pubblici. Io lascio adesso la linea a Giovanni Floris per il suo di martedì. Ci saranno molti ospiti, a cominciare dalla ministra dell'Interno Lamorgese, quindi state con noi ci vediamo come sempre domani 8:30 e teniamo duro. Arrivederci.